Buongiorno, mi presento, Sante Dotto, direttore progetti per la pubblica amministrazione di Consip. In questo ruolo io mi occupo di interfacciare le pubbliche amministrazioni che sono utenti dei nostri servizi, in particolare per quello che riguarda la gestione di procedure di gara, e che lavorano insieme a Consip nell'ambito di accordi bilaterali o di progetti di rilevanza nazionale, come ad esempio i progetti legati all'agenda digitale in partnership con l'Agenzia per l'Italia Digitale. Per quanto riguarda il cloud, nel contesto proprio delle iniziative per l'agenda digitale abbiamo sviluppato una serie di gare, in parte aggiudicate nel corso del 2015-2016, in parte ancora in corso di aggiudicazione, attraverso le quali mettiamo a disposizione di pubbliche amministrazioni centrali e locali una gamma di servizi che vanno da servizi di piattaforma e di gestione delle infrastrutture in una modalità cloud, come si dice nella terminologia che viene usata in questo contesto, sono servizi di infrastructure as a service, fino ad arrivare a piattaforme applicative legate per esempio alla gestione di sistemi ERP, alla dematerializzazione di procedure della pubblica amministrazione, in una modalità software as a service, quindi in una modalità possibilmente completamente in cloud che prevede l'erogazione di questi servizi attraverso piattaforme messe a disposizione dal mercato della fornitura, dai raggruppamenti che si aggiudicheranno le gare Consip. Nell'ambito di queste gare, un aspetto molto rilevante dal nostro punto di vista è quello legato proprio alla revisione e alla semplificazione dei processi della pubblica amministrazione, perché l'occasione di utilizzare queste tecnologie, che una volta avremmo definito evolute, ma ormai correnti, perché parliamo di tecnologie largamente impiegate nel settore privato, quindi ampiamente collaudate, sta proprio nella possibilità, con costi molto più accessibili per il mercato, la possibilità di ripensare i processi tipici di un'organizzazione complessa, nel caso della pubblica amministrazione, quelli legati ai servizi che la pubblica amministrazione offre alle imprese e ai cittadini, in una logica chiamiamola nativa digitale. Questo è un aspetto che mi preme sottolineare perché credo che troppo spesso si rischia di avere in queste organizzazioni una visione del cloud come legata essenzialmente all'utilizzo di piattaforme tecnologiche. Forse l'aspetto più rilevante per un'organizzazione complessa è invece quello che la minore complessità di sviluppo di progetti e di gestione di piattaforme che il cloud mette a disposizione, di fatto vede queste tecnologie come fattori abilitanti di trasformazioni più complesse delle organizzazioni. Nel caso della pubblica amministrazione italiana, per esempio, queste tecnologie potrebbero supportare una semplificazione della macchina burocratica in senso lato. Allora, anche pensando al vostro progetto, ai programmi di formazione, credo che una riflessione vada fatta sulle tematiche da affrontare, quindi non solo tecnologiche, ma anche di revisione dei processi, anche di semplificazione organizzativa, semplificazione di processi. È una domanda ancora non completamente sviluppata e per lo più legata alla parte più tecnologica di questi servizi, legata alla gestione delle infrastrutture e alla riduzione dei costi di gestione complessivi. Nell'ambito delle gare che citavo prima, stiamo tentando in qualche modo di alzare un po' l'asticella, in modo da proporre anche soluzioni applicative più articolate, più strutturate, più complesse e costituire un cloud privato della pubblica amministrazione che possa più facilmente abilitare le pubbliche amministrazioni ad accedere a questa tipologia di servizi. È un primo passo. Queste gare servono per gestire una transizione, cercare di promuovere una prima fase di migrazione delle logiche, dei processi, dei sistemi informatici e anche delle applicazioni nel mondo del cloud. Immaginiamo che sarà una trasformazione di una certa complessità, perché complessa è la macchina della pubblica amministrazione, e forse alla fine di questo percorso avremo una situazione
molto più consolidata, semplificata dei sistemi informatici della pubblica amministrazione, sia centrale che territoriale, e in qualche modo avremo anche superato alcuni degli aspetti che oggi rendono la domanda di servizi cloud non troppo sostenuta, diciamo, un po' in una fase iniziale ancora. Per esempio, gli aspetti tipici legati alla sicurezza, alla domanda: ma i miei dati, se vado su una infrastruttura cloud, dove sono? Ma come posso gestire le mie priorità e le variazioni legate per esempio a variazioni normative che vincolano modifiche del sistema informativo nel momento in cui ho appaltato un servizio cloud a un fornitore esterno. Ultima, ma forse una delle più importanti, ma per quale motivo e con quale regole devo o posso affacciarmi al cloud pubblico? Perché un altro tema rilevante è: fino ad ora per la pubblica amministrazione ci si è mossi di concerto con l'Agenzia per l'Italia Digitale nella costruzione di un cloud privato, ma in realtà le evoluzioni tecnologiche più interessanti e le modalità più innovative di sviluppo di servizi oggi si trovano e si possono utilizzare accedendo a cloud pubblico. Quindi in qualche modo bisognerà anche stabilire delle regole, delle logiche, delle modalità, dei criteri, delle interfacce di sicurezza e quant'altro, perché sicuramente di questo apertura al cloud pubblico la pubblica amministrazione avrà necessità, penso io, pensa Consip, se vorrà effettivamente avere i benefici che noi riscontriamo lavorando in rete quotidianamente da cittadini privati, i benefici di evoluzioni tecnologiche che trovano nel cloud pubblico poi la modalità di erogazione a costi più bassi e anche a funzionalità più spinte, più complete. Riassumendo due punti che mi sembrano particolarmente rilevanti: non guardare al cloud soltanto come un fenomeno tecnologico da una parte, trovare modo anche per la pubblica amministrazione e quindi anche per una entità che in una qualche misura gestisce dati sensibili di interesse nazionale, che magari possono essere trattati separatamente da altri dati, per i quali invece l'accesso al cloud pubblico, ed è questo il secondo aspetto, può trovare vantaggi importanti sia in termini di contenimento dei costi che di funzionalità evolute e modelli di sviluppo molto più leggeri, molto più semplici e anche più veloci da realizzare. In prospettiva stiamo lavorando con le pubbliche amministrazioni, stiamo lavorando con l'Agenzia per l'Italia Digitale per identificare altre iniziative di gara che possano in qualche modo seguire lo sviluppo di servizi, di nuovi servizi, di servizi in rete, diciamo, delle pubbliche amministrazioni, in particolare per quello che riguarda le pubbliche amministrazioni centrali, sulle quali Consip ha un mandato stabilito dalla legge di stabilità 2016 in termini di realizzazione di gare per la loro informatizzazione. E salendo un po' questa catena che ci ha portato dalle infrastrutture alle applicazioni, stiamo valutando se, come e in che modalità dare contenuto a iniziative che ci possano portare a dare un contributo in termini di competenze da reperire sul mercato per quello che riguarda grandi temi come la scuola digitale, la giustizia digitale, la sanità digitale, e quindi entrare nel mondo più applicativo, quello che nel modello, nella strategia che Agit ha disegnato nei mesi scorsi è stato definito il layer degli ecosistemi applicativi, cioè di quell'insieme di sistemi informatici, di applicazioni, di processi che possono consentire l'abilitazione su grosse piattaforme, su grosse tematiche di utenti, cittadini, imprese in grado di dialogare con una modalità interamente online. I settori più rilevanti, insomma, quelli che ho citato, la sanità, la giustizia, la scuola, il welfare, potrebbero essere in qualche modo impattati da iniziative di gara di questo tipo su piattaforme specifiche, su competenze specifiche legate a questi compiti istituzionali di importanti ministeri, enti, il sistema previdenziale e quant'altro.
Come Consip, in particolare nella gestione del programma di razionalizzazione degli acquisti dei beni e dei servizi della pubblica amministrazione, abbiamo da sempre, da diversi anni, ormai da più di 10 anni, lavorato sul fronte del contenimento della spesa legata all'acquisizione di questi beni e di questi servizi, e in particolare negli ultimi anni, che sono stati anni importanti di spending review, per quello che riguarda i bilanci delle pubbliche amministrazioni e in particolare le pubbliche amministrazioni centrali, ma anche le locali, abbiamo fornito strumenti di acquisto che aiutassero, dessero un contributo nel contenimento della spesa per beni e servizi della pubblica amministrazione. Certo che in un contesto di spending review, quello che una centrale di committenza può contribuire a fare è, a parità di livelli di servizio o persino in taluni mercati, talune merceologie, anche migliorando i livelli di servizio e la qualità dei prodotti offerti dai fornitori, in qualche modo però ottimizzare il prezzo, ridurre il prezzo di acquisto. Evidentemente, quando parliamo di cloud e di un utilizzo più strategico delle tecnologie dell'informazione e di una spinta di fattori abilitanti per una reale, per una concreta innovazione all'interno della pubblica amministrazione, è chiaro che stiamo spostando un po' l'obiettivo dell'intervento, perché come da tempo succede, forse da sempre nel mondo dell'informatica, è successo nel settore privato, è chiaro che se spendo 10 in informatica è perché voglio garantirmi un beneficio di 100 o di 1000, quindi c'è un fattore moltiplicativo che può essere in caso di imprese che vendono sul mercato perché attraverso l'informatica aumento le vendite, nel caso di organizzazioni diverse, nel caso della pubblica amministrazione, se spendo 10 in informatica sicuramente devo pormi un obiettivo di investimento per semplificare i miei processi, per rendere meno costosi non tanto i beni e i servizi e non solo i beni e i servizi che acquisto, ma l'intera gestione di un processo, di una procedura amministrativa, magari per ottenere una maggiore capacità di erogazione di servizi a cittadini e imprese, riducendo i costi perché utilizzo tecnologie innovative, tecnologie a costi decrescenti. Quindi, quando parliamo di cloud, l'attenzione alla revisione dei processi è anche importante per conseguire questo obiettivo, che è, se vogliamo declinarlo in termini di risparmi, è addirittura più rilevante dell'obiettivo che si può ottenere puntando al minor costo, al minor prezzo unitario di un bene o di un servizio, perché è un obiettivo di riduzione complessiva dei costi della pubblica amministrazione legata all'erogazione di quel servizio. Quindi, questo aspetto di investire sulle tecnologie per migliorare il livello di qualità dei servizi, stabilire modelli di servizio nativi digitali e in qualche modo ridurre il costo complessivo dell'esercizio di un compito istituzionale di un'amministrazione, che sia centrale o territoriale, credo che per quello che riguarda la componente dell'agenda digitale relativa ai processi della pubblica amministrazione, potrebbe essere l'aspetto più rilevante. Quindi investire sull'ICT per migliorare la qualità dei servizi, la disponibilità dei servizi e il costo complessivo di questi servizi resi dalle pubbliche amministrazioni. L'ultimo aspetto che ci sta molto a cuore in questo contesto è anche la possibilità di migliorare la qualità della domanda di servizi in questo settore della pubblica amministrazione, perché se noi riusciamo a portare in un modo efficiente queste tecnologie all'interno della pubblica amministrazione, riusciamo anche nei nostri bandi di gara, nei bandi di gara di una stazione appaltante. Questo è un processo, tra l'altro, che qui apro una piccolissima parentesi, non riguarda soltanto Consip, che è la centrale di committenza nazionale, ma tutto il sistema delle centrali di committenza nazionale, Consip e territoriali a livello regionale, sulle quali si sta facendo un grosso sforzo per raggiungere un livello di aggregazione della domanda di prodotti e servizi delle pubbliche amministrazioni che consenta di operare
in una logica un po' più strutturata, un po' meno dispersiva e frammentata, gli acquisti che occorrono, concentrando un po' gli sforzi, ottenendo una razionalizzazione complessiva, raggiungendo economie di scala negli acquisti fatti a livello centrale o a livello territoriale. Quindi le cose che ci stiamo raccontando non sono soltanto obiettivi legati alle attività assegnate a Consip, ai compiti assegnati a Consip, ma più in generale al sistema degli aggregatori di spesa, così come viene chiamato, cioè delle entità che anche sul territorio svolgono compiti di centrale di committenza. In questo ambito, quindi con l'obiettivo di raggiungere benefici su scala più ampia del risparmio, diciamo così, sul costo del prodotto o del servizio, è importante questo obiettivo di qualificare meglio la domanda, quindi con servizi più evoluti, perché questo consente anche di mettere a disposizione della pubblica amministrazione servizi che oggi vengono in parte considerevole, in parte importante, sviluppate da piccole e medie imprese, spesso nazionali, che nel mondo dell'ICT e dei servizi innovativi si sono ritagliate in questi ultimi anni un ruolo molto importante, che gare che chiamino a servizi più evoluti, all'utilizzo di tecnologie più sofisticate, potrebbero consentire di coinvolgere in una sinergia importante tra grande impresa informatica nazionale o multinazionale e piccola, media, microimpresa che oggi detiene un know-how importante nello sviluppo di questi servizi innovativi, fino ad arrivare al mondo delle start-up, che è un mondo assolutamente effervescente, di grosso interesse, molto innovativo, e che con una serie di accorgimenti nei nostri capitolati di gara legati alla riduzione delle soglie d'ingresso, anzi al loro azzeramento nel caso ad esempio del mercato elettronico della pubblica amministrazione, che è una piattaforma di negoziazione per acquisizioni sotto soglia comunitaria, legate anche alla costruzione di bandi di gara che premino raggruppamenti in grado di offrire soluzioni, competenze spesso sviluppate da piccole e medie imprese. Ecco, tutta questa qualificazione della domanda dovrebbe aiutarci ad avere un'offerta altrettanto qualificata, che potrebbe valorizzare maggiormente di quanto avvenuto fino ad oggi la capacità della piccola e media impresa di sviluppare soluzioni di punta, soluzioni di frontiera, soluzioni innovative, dando anche alla grande impresa il beneficio, in una logica di raggruppamento di imprese, di proporre queste soluzioni nelle offerte che vengono presentate alla pubblica amministrazione. Questa è una cosa importante perché consente di far crescere anche nella piccola e media impresa di alta tecnologia la capacità di competere sul mercato europeo, perché le nostre gare sono gare fatte sulla base delle direttive europee, quindi in questo senso si stimola anche una capacità di competere su mercati complessi e chiaramente dal lato della pubblica amministrazione consente di poter accedere a questi servizi, a questi prodotti, come dicevo prima, talvolta tecnologicamente molto evoluti, che proprio nascono nel mondo delle start-up, della micro, media e piccola impresa e che oggi è importante portare all'interno della pubblica amministrazione perché rappresentano frontiere importanti nello sviluppo di soluzioni innovative anche a costi più contenuti. Quindi, secondo me, un procurement pubblico efficiente in qualche modo può aiutare, qualificando la domanda, a qualificare anche l'offerta e a dare spazi di crescita e di sviluppo almeno nei settori più innovativi e più tecnologici a imprese anche nazionali che negli anni passati magari non hanno trovato nel mercato della pubblica amministrazione una possibilità di fornitura, insomma. Ecco.